Mi fermerei qui lasciando questo punto, non è più tanto l'ora è abbastanza avanzata, ma lascerei parola a chi volesse intervenire, per esempio i rappresentanti del comitato, che potranno portare il loro contributo al nostro dibattito. Pronto? Io veramente mi sento un pochino emozionato di fronte a tutti, come cittadino normale non sono abituato a parlare, quindi noi siamo del comitato e fino ad ora abbiamo cercato di sensibilizzare tutti noi, io faccio parte di questo comitato, facendo volantinaggio e cercando di dire tutti i problemi che ci sono stati, che ci saranno, e faccio un invito a tutti quanti di darci un recapito per poter un domani cercare di arginare questo fiume in piena. E volevo dire delle cose per quanto riguarda i politici che noi votiamo e che purtroppo, come ha già detto il sindaco prima, non ci danno una mano a sufficienza, e che i nostri tecnici fanno quello che noi cittadini non vogliamo. In questo momento voglio dire, dovete firmare, dovete venire ad aiutarci, perché più siamo e più riusciamo a bloccare questa discarica. Noi abbiamo un banchetto e ognuno di voi ci dà il suo email, il suo numero di telefono, per poter domani poter bloccare i camion quando verranno, se verrà fatto. E questo è quello che volevo dire. Dovete essere in tanti, partecipare in tanti, perché altrimenti è una battaglia persa. Ci sono altre persone che vogliono intervenire, ovviamente lo possono fare. Qualche sindaco? C'è qualcuno lì? Ok, grazie. No, volevo giusto dare anche il nostro contributo come associazione Avani, perché quando è cominciata questa battaglia lo abbiamo sempre dato, e siamo veramente contrari a questa discarica che non va assolutamente fatta in questo territorio, come non andava fatta nella Fibronit. Voglio ringraziare tutti i presenti che hanno organizzato questa fantastica incontro per questa città, che deve soprattutto vivere, perché qua mi sembra che si sta sopravvivendo, non si vive a Sannazzaro. E volevo dare un consiglio al presidente Bosone: nel vostro ricorso forse dovreste anche, magari ci avete già pensato, ecco, forse dovreste anche farvi dare dall'ASL quella che è la mortalità per i cancri dovuta alla fabbrica, qui alla raffineria, perché dovete sapere, e penso che la Nanni lo sappia, che a Santa Giulietta muoiono 12 persone all'anno, non soltanto di mesotelioma, perché sta seguendo anche il discorso di Santa Giulietta, e spero che riuscirete a fare qualcosa, perché effettivamente è un disastro. Volevo fare un ringraziamento a Villani per quello che riguarda il discorso che c'è sempre stato vicino alla Fibronit, assolutamente. Mi ha stupito la tua energia questa sera, davvero. No, mi ha stupito davvero questa energia che hai, e vorrei che la portassi anche a Broni, questa tua energia, perché tante volte ti abbiamo invitato, non sono mai riuscito ad averti, e questa cosa qua, ma non tanto per il discorso della Fibronit in se stessa, perché c'è un'altra battaglia da combattere, perché forse non sapete
che io oggi sono reduce da una schifezza, io lo dico, ma non per quello che riguarda chi procede nel processo della fibromi, perché ci mancherebbe altro. È che pensate che la fibronit ha prodotto 3.000 erotti morti nella provincia di Pavia. Non so, sono numeri, però dietro questi numeri ci sono delle famiglie che soffrono, ci sono delle famiglie che restano orfani, bambini di 12, 15 anni, 4 anni. Prima parlava Fabretti del fatto che ho perso mio padre e mia madre, è vero? Però chi di queste persone che vuole autorizzare la discarica ha mai visto suo genitore non riuscire più a respirare con gli occhi fuori dalle orbite e dirgli: papà, non ti preoccupare che domani mattina sono ancora qua. L'ho salutato a mezzanotte e le due è morto. Chi è che ha mai visto la sua madre con un filo di voce nominare il nome di tutti i suoi figli e dei suoi nipoti e dire così: no, non voglio morire, no, non voglio morire, ed è morto? Allora ricordatevi bene che una discarica non è una soluzione per il territorio e per l'amianto che abbiamo sui tetti, vuol dire mettere la polvere sotto il tappeto, vuol dire rimandare il problema ai nostri figli, vuol dire praticamente che un giorno anche la discarica dovrà essere per forza bonificata, perché non è la soluzione ottimale e unica. Grazie, grazie, grazie. E una precisazione volevo fare: la nostra associazione offre gratuitamente, perché purtroppo noi quando erano malati i miei genitori e tante altre persone non c'era questo servizio, offre gratuitamente un servizio di informazione medica, scientifica, perché abbiamo una commissione medico-scientifica che è di Avani, dove fanno parte dei medici della zona, oltre più anche il dottor professor Luciano Mutti di Manchester. Praticamente, se avete bisogno di informazione di come curare questa patologia dannata, perché c'è la possibilità di avere, attraverso delle cure e anche degli interventi chirurgici che vengono fatti, il primo che è stato fatto del calzino rovesciato, praticamente del decorticamento della pleura presa in tempo, ti dà la possibilità di vivere ancora qualche anno, se non molti anni, fino anche 10 anni. Quindi, se avete bisogno, www.avani.it. E mi raccomando, non permettete la discarica a San Nazaro. Grazie, grazie, grazie Mingrino. Fossati, prego. Fossati, cittadino di San Nazaro. Ma niente, anch'io devo dire, mi ha stupito la presenza così numerosa dei cittadini di San Nazaro e delle zone limitrofe, perché per questo territorio, diciamo, è un evento abbastanza raro, vuol dire che comunque il problema è sentito e molto partecipato. Però credo, e siccome sulla partecipazione ho sentito la parte politica a più riprese chiedere il coinvolgimento e il coinvolgimento massimo, no? Che credo questa sera in parte sia arrivato, probabilmente come sempre si può fare anche di più. Però credo che la voglia di partecipazione debba andare oltre e anche rispetto alla politica ci sia e serva un salto di qualità. Allora, la mia proposta, che sa magari anche un po' di provocazione, ma che voglio fare, no? Se può essere accolta, è quella di dire, visto che anche probabilmente tanti di noi oggi hanno trovato nella buca della lettera la famosa Tari, no? C'è qualche gruppo politico che ci dice e ci invita oggi, dandoci anche veramente le tutele, a sospendere, toccando nella tasca di quelli che oggi vogliono mettere in campo, voglio dire, una serie di azioni che questo territorio lo stanno danneggiando sotto tutti i profili, anche quello economico che va nelle tasche di tutti. Allora la proposta è questa: c'è qualche gruppo politico che dice bene, da oggi a San Nazaro, zona limitrofe, si sospende la fiscalità generale, per cui voglio dire i cittadini non sono tenuti a versare, guarda caso, la Tari
molto si occupa anche di rifiuti, per cui diciamo siamo abbastanza in tema. Questa era la proposta, voglio dire, magari già da giovedì prossimo, giorno del mercato, potremmo capire se nelle intenzioni dei politici c'è anche questa volontà di andare a toccare veramente nella tasca dei lavoratori, scusate lapsus freudiano, io faccio anche un mestiere che assomiglia molto, di andare a toccare nella tasca dei potenti o comunque di quelli che dirigono il traffico, cioè facendogli mancare quel tipo di risorsa. Grazie. Grazie Fossati, grazie. C'è qualcun altro? Buonasera a tutti, sono Zocca, sindaco di San Martino Sicomario. Solo un breve accenno, diciamo, sono qua non a livello individuale, ma sono praticamente, grazie per il consiglio, sono qua praticamente insieme a Massimo Nascimbene di Zinasco e a Giorgia Facchina di Zara Rabattone a rappresentare, diciamo, tutti i comuni impattati dall'altra discarica, quella dell'ex Cavavilla, quella di Cava Manara. E volevo dire, diciamo, tra tutte le cose che sono state dette, ce n'è una, Yolanda, che mi permetto, diciamo, di dirti: guarda che noi abbiamo imparato a parlarci e lo facciamo bene, nel senso che è un asse, diciamo, che ha incominciato a funzionare molto bene tra di noi su queste cose, per cui quel consiglio l'abbiamo recepito e ci stiamo muovendo in quella forma lì, per cui per noi la discarica non va fatta né là né qua, perché così siamo in 45.000 a dire di no, non siete più soltanto voi, ci sono anche 25.000, okay, che noi rappresentiamo. Giusto. Gaspare, prego. Gaspare di Lega Ambiente, per chi non lo sapesse. Salve, no, vabbè, molti lo sanno. Comunque no, niente, Lega Ambiente, come Lega Ambiente noi siamo sempre battuti contro questa ipotesi che noi riteniamo sciagurata. E pensiamo che il problema amianto sia un problema molto serio. Abbiamo sentito prima le parole di Davide Fabretti, molto sentite queste, e poi il tuo discorso che è stato fatto prima sia dall'avvocato Paolo Brambilla, che molto chiaramente ha parlato di tutta la questione che riguarda il territorio, il nostro territorio, e tutte le porcate che poi sono state fatte dai vari politici che si sono succeduti alla Regione Lombardia. E qui riprendo il discorso che ha fatto la Yolanda Nanni, molto importante, molto incisiva è stato il suo intervento, qui non mi ripeto su queste cose, ma dico soltanto che assolutamente una ipotesi di questo tipo va assolutamente scartata, perché parlare di discarica, di fare una discarica di questo tipo qua in un territorio con un impatto ambientale devastante, che ormai da 40 anni, oltre 40 anni di presenza di raffineria e di altri impianti ad alto rischio, non consentono assolutamente a un territorio saturo di inquinamento di vario tipo, a livello sia qui in corso una bonifica, voglio ricordare che sono da decenni in corso una bonifica nel territorio di San Nazaro, una bonifica perché abbiamo i terreni che sono nelle falde freatiche tutte completamente inquinate da MTBE e altre sostanze, idrocarburi policiclici aromatici, per cui qui si parla di una zona con un tale inquinamento che non può assolutamente sopportare un'ipotesi sciagurata di questo tipo qua, che chiaramente risponde soltanto a degli interessi di alcuni signori che vogliono, giustamente come è stato detto, fare business, vogliono fare i soldi sulla pelle dei cittadini e sulla pelle della gente che ha sopportato da tutti questi anni. Non è possibile una cosa del genere. Per cui dico al signor Allevia e dico anche ai vari chi dell'Acte, chi vorreste fare una cosa del genere, di recedere da questo tipo di cose, anche perché ricordiamo anche ai signori che i signori della Regione Lombardia, che poi ci sono anche quelli precedenti dai vari Formigoni e i suoi assessori Nicoli Cristiani eccetera, che sono stati poi perseguiti per malefatte che sono state. Allora ricordiamo che su questi tipi di reati, ricordiamo che è stata approvata una legge, è stata approvata con un ampio, diciamo, consenso sia dei parlamentari ambientalisti, col contributo anche determinante
dei nostri rappresentanti, e per cui devo dire che questo tipo di legge sugli ecoreati deve mettere in guardia la signora Terzi e anche altri che su questo tipo di cose non si scherza. Su questo tipo di cose poi i cittadini, non soltanto i cittadini a livello elettorale, presenteranno il conto, ma penso che ci saranno anche indagini che andranno avanti su queste cose qua. E io non vorrei essere, diciamo, perché non ho prove, cose, non posso dirlo, però se, come si è svolto questo iter qua e come i tecnici si sono mossi in modo così frettoloso, sappiamo che sotto c'è qualcosa che non va sicuramente, e per cui devono stare molto in guardia, perché adesso la legge sugli ecoreati che è entrata nel codice penale prevede delle sanzioni molto pesanti, per cui è per questo il motivo che dico che come Lega Ambiente noi riteniamo che questo tipo di scarica qua non va assolutamente fatta. Il problema dell'amianto sicuramente va risolto, perché abbiamo questo prodotto purtroppo che è stato estratto, è stato messo sui tetti di centinaia di milioni di abitazioni in tutta Italia, non soltanto qui da noi, e per cui un problema che va risolto, ma va risolto in modo serio, va risolto in un modo assolutamente non con questo tipo di scelte sciagurate, va risolto con delle scelte serie, delle scelte che vanno a innanzitutto a credere il consenso dei cittadini, ai comitati. La gente deve sapere dove vanno questo tipo di materiale che verrà raccolto, che deve essere messo in sicurezza, ma in territori non sicuramente come il nostro, non un territorio come quelli che vogliono e sono stati scelti dai nostri dirigenti e i nostri amministratori regionali che hanno dato il consenso. E poi chiaramente, guardate, una cosa strana, ma non vengono mai, quando ci sono queste cose, vengono invitati, si guardano bene il signor Ciocca, la signora Terzi di venire, perché sanno di avere il sedere sporco queste cose qua. E su queste cose qua sappiamo bene che la Lega Nord, come Forza Italia e Compagnia Bella, hanno una grossa responsabilità su queste cose qua, grossissime responsabilità, e anche penali le hanno avute in passato, per cui su queste cose qua non si scherza. Per quello che non vengono qua per questi motivi, perché sa benissimo che hanno contro tutto un territorio, contro la popolazione, e non sanno più come giustificare queste cose. Allora, per questo che diciamo ai cittadini, che con Lega Ambiente appoggiamo il comitato locale e chiediamo di partecipare, di lasciare giù la propria mail, eccetera, e lasciarla anche a noi, c'è presso anche la nostra sede in via Marconi di Lega Ambiente, il circolo sindacale disponibile per la mobilitazione anche futura, perché questa sarà una prima serie di iniziative anche di dibattiti a cui inviteremo alla partecipazione i cittadini, e faremo altri tipi di manifestazione, non soltanto a livello di dibattito ma anche a livello di proteste, che adesso non sto qui a dire, perché faremo anche dei flash mob e faremo anche dei blitz. Grazie a tutti. Grazie. Doris Arnè. Eccomi, buonasera a tutti. No, io volevo solo dire una cosa molto velocemente. Mi chiamo Loris Arnè. Una cosa molto velocissima. Il concetto è questo: io vorrei che capiste davvero tutti che questa della discarica non è una battaglia solo nostra, così come a Garlasco, com'è che si chiama, Elcon non è una battaglia solo dei garlaschesi, a Lomello la CRE non è una battaglia solo dei lomellesi, eccetera. Dobbiamo fare fronte comune, per il semplice fatto che questo territorio è devastato. Io ho questo esempio: dovesse passare questa discarica, dovessero farla 10 camion di amianto al giorno per 10 anni. E da dove passano, signori? Passano da Lomello, che non ha la tangenziale, passano da Zinasco, passano da San Martino. Qua dobbiamo fermarli tutti insieme, ma non possiamo aspettare sempre solo la politica, dobbiamo metterci in gioco noi cittadini in primis, che significa la sera c'è il bel film, anziché stare a casa a guardare il bel film o la partita, vai alla serata di protesta per la discarica di Garlasco, eccetera. Basta, solo questo volevo dire, altrimenti mi lascio prendere la parola. Grazie, grazie. D'Aledo. Io non concordo col presidente della provincia quando ha detto che non c'è stata programmazione territoriale nell'individuazione della discarica. Qui è stata scelta scientificamente questa posizione, perché la Lomellina è un territorio di 200.000 abitanti su 10 milioni di abitanti di Regione Lombardia.
una porzione intorno a Vigevano non poteva essere utilizzata per l'insediamento di una discarica perché è troppo abitata. La porzione orientale c'è il Parco del Ticino, la porzione occidentale c'è la ZPS delle Risaie. Sono venuti scientificamente a trovare il territorio meno densamente popolato di tutta la Lomellina e cosa hanno trovato davanti? Una raffineria. Di fronte ad una raffineria una persona di buon senso dice no, la metti no, chi? Cioè con tutti i territori che possono esserci, col piano provinciale che è stato fatto, perché l'amministrazione provinciale non ha detto no, non la facciamo. L'amministrazione provinciale ha detto questo è un progetto scellerato, vi diamo delle regole, perché la provincia di Pavia ha detto se si fa in questo modo, con queste regole precise, possiamo parlarne, possiamo farci carico della quota di amianto, di cemento amianto che abbiamo qua in provincia. Poi il consigliere Villani conosce benissimo il problema di Broni, che è un problema rilevante e che questo impianto non risolve, perché questo impianto risolve i rifiuti contenenti amianto, perché poi c'è l'altro problema, c'è il problema della Fibronit, che è un altro tema che rimane in sospeso, e rimane in sospeso perché la Regione Lombardia non ha ancora fatto una programmazione adeguata come ci aspettiamo da quella che viene definita la regione più importante, la regione più produttiva, la regione più efficiente che c'è in Italia, perché se la regione da un punto di vista amministrativo è in balia dei tecnici che firmano all'insaputa dei politici, io sono preoccupato da cittadino lombardo, perché non è possibile che la politica non abbia la capacità di dire no ad un progetto che è evidente che ci sia un problema. E l'altra questione è, come è già stato richiamato, la mobilitazione del territorio. Io quando ho visto la manifestazione di Retorbido ho detto in Lomellina questa cosa non si può fare, non riesce, perché gli oltrepadani hanno un sentimento, un attaccamento territoriale che noi lomellini non abbiamo mai avuto, non ce l'abbiamo, perché l'Oltrepò è un territorio preciso, Voghera, Po, Stradella, Passo del Penice, e gli oltrepadani si sentono parte di questo territorio. Invece noi in Lomellina, se facciamo una cosa a San Nazaro, quelli di Mede dicono ma tanto sì che si interessa a noi la San Nazaro, la fanno a Garlasco, quelli di Mortara dicono sì che si interessa a noi la Garlasco. Dobbiamo smetterla, ma dobbiamo smetterla subito. Dobbiamo fare programmazione non solo per le emergenze, perché qui è giusto dire non facciamo questo impianto, non facciamo l'altro, ma dobbiamo poi essere in grado di fare una politica territoriale, perché il presidente della provincia una sera che l'abbiamo incontrato al circolo diceva no all'inceneritore di Retorbido, non perché gli piaceva dire di no all'inceneritore di Retorbido, ha detto di no perché c'era un progetto territoriale di rilancio dell'economia dell'Oltrepò. E quindi dobbiamo essere come comunità, come amministratori, capaci di dare un'immagine diversa alla nostra Lomellina, che non è raffineria, Elcon, la discarica, e questo impianto e quest'altro, ma un territorio che comunque si può basare anche su altre attività industriali e che non vogliamo essere la pattumiera della Lombardia. Grazie. Volevo informare che per quello che riguarda la Fibronit la programmazione esiste e come? No, c'è, esiste. L'unica cosa che manca adesso, perché ci sono anche i soldi, l'unica cosa che manca è la firma di un tecnico del Ministero dell'Ambiente che ancora non è arrivato, se no per quello che riguarda il discorso Fibronit, programmazione esiste davvero, eh? No, giusto per essere precisi. Grazie Mingrino, grazie. C'è ancora qualcun altro? Maccabroni, un attore che è stato vicino alle nostre iniziative soprattutto sul piano tecnico ed è stato uno dei tecnici che hanno elaborato le linee guida della provincia portate in regione e chiusi in un cassetto perché davano fastidio. Ecco.
cassetti ci stanno anche, magari stanno conservati per la prossima volta che qualcuno vorrà aprirli. Ho voluto salire sul palco con la maglietta di Retorbido perché a Retorbido, come è già stato ricordato, va bene, basta che insomma ci siete voi, va bene, perché siete già d'accordo su come gestire le cose, no? Ma direi che a Retorbido è nato qualcosa di eccezionale che non si è mai visto nel territorio pavese. L'Oltrepò e l'Omellina da Ledo, guarda che non sono molto diversi, perché l'Oltrepò ha visto un campanilismo incredibile negli anni. Comunque è riuscita questa cosa straordinaria, perché è nato inizialmente un comitato tecnico di pochissime persone, di cui faccio parte e faccio parte tuttora. Poi spontaneamente è nato un gruppo di persone che le vedete lì, una piccola parte schierati, ma sono, avete visto, hanno portato in piazza migliaia, quasi 5.000 persone, sono state raccolte quasi 13.000 firme che aderiscono a questa iniziativa di contrasto per l'inceneritore, non è una cosa da poco per la provincia di Pavia, ma soprattutto è nato un nuovo modo di vivere queste vicende, per contrastare questi interventi speculativi sul territorio, che non si è mai vista, e cioè c'è della gente che si mette insieme e si interfaccia con gli organi istituzionali, comuni, rappresentanti regionali, per arrivare a definire un nuovo quadro, una nuova visione di quello che deve essere l'utilizzo del territorio. E su queste cose direi che tutti i comitati, porto un invito a tutti i comitati, che già è stato detto, ma ho già visto che ci sono degli scambi già di indirizzi, è utile che si mettano insieme per portare avanti delle iniziative comuni. Direi anche, e vorrei aggiungere un piccolo tassello, quanto avete già detto dei vostri rappresentanti della maggioranza in regione. Recentissimamente, voglio dire la settimana scorsa, un assessore del territorio della regione ha incontrato alcuni rappresentanti del comitato. Quindi dopo averli intrattenuti un'oretta si è dichiarato assolutamente d'accordo con le istanze della cittadinanza, assolutamente d'accordo, però lui dovrà adeguarsi a quelle che sono le decisioni della giunta, per cui vedete che faccia hanno queste persone, e quindi tenetene conto, perché la cosa è questa. Quello che mi sentirei di lanciare, questo da lanciare a voi organi istituzionali, che insieme ai cittadini portate avanti una sorta di patto, un patto trasversale che venga condiviso da tutti. Non devono essere le teste dei partiti, non contano più niente al giorno d'oggi, contano i progetti, e su questo dobbiamo tutti insieme firmare qualcosa, sottoscrivere un protocollo, e in base a quello agire a livello dal piccolo comune, come Angelo Chiesa, sono sicuro che tu sarai il primo firmatario di questo documento, così come i nostri rappresentanti della regione e della provincia. E questo penso che sia un patto, una cosa unica per la provincia di Pavia, ma nell'ambito anche della regione Lombardia non esistono casi analoghi. Sfruttiamo questa occasione, e sicuramente tutti i cittadini sono d'accordo, perché come sentivo dire anche in mezzo alla gente, ma perché non si fanno i nomi di questi che vengono a proporre iniziative? Chi c'è dietro? E siccome i nomi esistono e si sa chi c'è dietro, bisogna cominciare anche a tirarle fuori certe cose. E l'altra cosa che comunque appunto le scelte tecniche, abbiamo visto, non contano nulla in questa regione. Questi insediamenti nascono, io non sono d'accordo con D'Aledo che non è d'accordo con il Presidente della provincia, va bene? Perché non è vero che arrivano qui a Ferrere e Bognone per qualche motivo strano. L'unica motivazione, e l'abbiamo già detto in occasioni precedenti, è la disponibilità dell'area. C'è un'area, bisogna dimostrare che quella va bene, non è che si sceglie a monte un'area con determinate caratteristiche. C'è questa disponibilità, e c'era Ferrera, no? Perché si sa di chi è, eccetera, eccetera. A Retorbido la stessa cosa, c'è un'area che, guarda caso, è disponibile per tre soldi, perché è un'area con un'azienda che in cattive acque, purtroppo, perché forse, se fosse un'azienda a posto, magari nessuno sarebbe venuto in mente di intervenire. Per cui sono scelte a monte che non hanno niente a che vedere col tecnico, né con l'effettiva disponibilità e requisito tecnico che garantisca la sicurezza. Per cui anche su questo noi tecnici purtroppo dobbiamo fare quasi politici e raccontare queste cose, perché non abbiamo molto spazio nelle scelte.
Ok, auspico quindi che si faccia qualcosa di grazie, meno formale. Grazie, grazie. Chiudiamo. Sì, no, volevo aggiungere ancora un paio di tasselli a questa bellissima discussione che c'è stata questa sera, chiarificatrice e spero utile per tutti voi. Qualcuno ha toccato l'aspetto del fare sentire gli abitanti di questa zona umiliati per questo affronto che sta venendo avanti. Guardate, è proprio così. Nel primo incontro che c'è stato al CLIR, in cui si è parlato di questa tematica, il progettista ha definito questa zona come vocata. Ma vi pare possibile che una zona dove viviamo già l'impatto ambientale che ci deriva da tutto quanto è stato detto debba essere considerata vocata? Ma pensate, il paradosso è ancora più grande, perché questa zona, l'area in cui potenzialmente potrebbe essere costruita la discarica, è un'area che fa parte delle cosiddette mitigazioni ambientali che derivano dalla costruzione dell'impianto est. Ma è logico che in una zona destinata a mitigazioni ambientali debba essere costruita una discarica di cemento amianto? Allora, non dobbiamo più sentirci umiliati, scusate, dobbiamo sentirci un po' incazzati, va bene. Questa sera parta questa moto di orgoglio che dobbiamo avere nel sentirci sannazzaresi, ma nel sentirci soprattutto lomellini. Parte di un territorio bellissimo dal punto di vista naturalistico, fatto di boschi, fatto di risaie, fatto di campi di mais e di frumento, in cui l'agricoltura è sempre stata la parte preponderante della nostra economia. Abbiamo diritto sicuramente a svilupparsi in un ambito di tipo industriale, ma con il massimo rispetto per quello che è la natura. Abbiamo degli ambiti, per esempio, legati al turismo, che dovremmo pensare di portare avanti e di far diventare preponderante rispetto all'economia generale. Adesso pare che ci siano iniziative molto, molto interessanti da questo punto di vista. Recentemente si è parlato per esempio dell'Avento, una ciclo pedonale che potrebbe congiungere Venezia a Torino e che valorizzerebbe di molto anche il nostro territorio, creando un indotto economico molto importante. Allora, cerchiamo di aprire gli occhi, cerchiamo di prendere coscienza. Io vorrei che la politica non fosse quella che ci hanno raccontato i politici presenti questa sera, vorrei che fosse quella che hanno dimostrato loro in questa occasione: la consapevolezza, la capacità, la competenza, la convinzione. Noi vorremmo veramente che la politica ci salvasse da questo mostro che sta venendo avanti. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e lascio la parola al nostro Fazzini per la chiusura. Grazie a tutti. L'ora è tarda e pensiamo si possa concludere. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, per aver voluto ascoltare tutto ciò che volevamo raccontarvi su come sono andate le cose in questi 5 anni e su come andranno prossimamente, visto che consideriamo la partita ancora aperta, sicuramente difficile da giocare, siamo in svantaggio, ma pensiamo di poter recuperare o perlomeno ne abbiamo sicuramente fiducia. Grazie ancora, alla prossima volta, di nuovo buonanotte. Ciao,